Dall'Europa arriva il sì definitivo al Green Pass. Il Parlamento ha approvato a larga maggioranza il regolamento che istituirà il certificato Covid digitale, come annunciato dal presidente David Sassoli. Un modo per facilitare gli spostamenti all'interno dell'Unione e contribuire così alla ripresa economica. Il certificato Covid entrerà in vigore il 1 luglio e sarà rilasciato gratuitamente dalle autorità nazionali e sarà disponibile in formato digitale o cartaceo con un codice QR. Il documento attesterà che una persona è stata vaccinata contro il Covid oppure ha effettuato un test recente con esito negativo o che è guarita dall'infezione. Non è un vero e proprio documento di viaggio e non costituisce alcuna condizione preliminare per la libera circolazione. Intanto però sono già oltre 1 milione gli europei che hanno ricevuto i primi Green Pass. Gli stati dell'Unione non potranno imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari. In vista delle vacanze, dell'estate alle porte, l'Europa è pronta a ripartire, mantenendo sempre alta la guardia su una pandemia però che non è ancora terminata.